A volte bastano pochissimi cambiamenti per far sì che una scarpa che nelle versioni precedenti era abbastanza instabile diventi davvero stabile. Stiamo parlando delle Solar Glide 5 che grazie all'introduzione di questo sistema LEP consente al podista amatore di correre davvero in maniera molto stabile. È stato introdotto sia nell'avampiede sia nel tallone. È stato introdotto un sistema di stabilità che avevamo già visto sulle Adios 6, ma anche sulla Ultra Boost 21. Questa scarpa, secondo me, potrà essere utilizzata per tutte le corse di tutti i giorni, corse spensierate, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 235 grammi, drop 10, 36 mm nel tallone, 26 mm nell'avampiede. Scarpa che utilizza una tecnologia Boost oramai di quasi 10 anni fa, anche se nella parte superiore contiene un'eva abbastanza stabile. Scarpa con una tomaia abbastanza classica, ha uno spazio nell'avampiede molto importante, dei lacci assolutamente abbastanza tradizionali, una linguetta molto paffuta che consente comunque di tenere il collo del piede abbastanza coccolato, uno spazio nell'avampiede importante, come ho già detto, soprattutto una stabilità importante. La scarpa risulta comunque abbastanza flessibile, una quantità di gomma nella parte posteriore significativa, un tallone abbastanza bloccato, soprattutto nella parte inferiore, mentre nella parte superiore abbiamo apprezzato la presenza di un tallone davvero morbido. Il battistrada si presenta interessante, con delle parti più morbide nella colorazione rossa, mentre delle parti abbastanza più dure nella colorazione nera, e una esposizione di Boost in alcune parti dove ovviamente il piede non appoggia. Per molti di noi questa scarpa potrebbe essere sicuramente un po' troppo pesante, probabilmente dovuto al fatto che il Boost è leggermente più pesante rispetto alle altre tecnologie più recenti. Ho chiesto al prodepodista la sua opinione dopo averla utilizzata per circa 200 km. Credo che questa scarpa potrà essere utilizzata anche per oltre 1000 km. Comunque lascio la parola al prodepodista, che qualche giorno fa è venuto a casa mia. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a bermi un coffee. Sarebbe davvero geniale se vi iscriveste al canale, anche perché i nostri minion sarebbero davvero contenti di vedervi. Stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Andrea, dopo un po' di tempo siamo finalmente giunti alla recensione della Solar Glide 5, ci hai corso oltre 200 km, cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao Max, ciao a tutti, intanto mi fa un po' schifo toccarla perché ci ho praticamente davvero corso ovunque, pista bianca ieri come ultima corsa. È una scarpa che devo dire che mi ha salvato abbastanza, perché l'ho usata nella full immersion di Bormio. Avevo praticamente all'attivo 30 km al giorno e l'ho sentita, la ringrazio davvero per le corse lente che mi ha fatto fare rigeneranti, perché l'ho sentita davvero che mi ha aiutato nel recupero. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Quando l'avevamo aperta la prima volta abbiamo detto scarpa per pesi massimi, per lentoni. Ti devo dire, confermo questa cosa, perché secondo me è una validissima alternativa alla Bondi, perché è più morbida ed è più comoda, ma è una scarpa che secondo, cioè dopo averla provata ti dico che io ci facevo delle peso circa 65 kg e ci facevo delle corse tra i 4,30 e i 4,20 e mi trovavo benissimo. Le sentivo sicuramente più pesanti rispetto a delle Invincible o delle Clifton, però le ho trovate super super ammortizzate. E per quale distanze le utilizzeresti e le raccomanderesti? Ma è una scarpa per tutti i giorni, quando devo uscire a fare le corse lente o delle corse lunghe, anzi danno anche il meglio di loro sulle corse lunghe, ma prettamente per i lenti, diciamo. Le consigli anche a chi pesa 90 kg? Ultimamente mi vengono poste queste domande, quindi te le pongo. Ma, volentieri. Guarda, fondamentalmente non farei fatica a trovare delle scarpe migliori di queste per persone che pesano 90 kg. Le ho trovate comunque super stabili e super ammortizzate. Cioè faccio fatica a pensare un'altra scarpa del segmento così stabile e comunque ammortizzata. Invece Andrea, a livello di ritmi, perché ritmi le suggerisci?
Ma i ritmi sono quelli del lento, quindi cioè, non ci sono propriamente dei ritmi. Ti ripeto, io l'ho provato a 4,20, ma a 5,30 secondo me sono super lo stesso, anzi, forse sono ancora meglio. Quello che mi ha stupito è che, te l'ho detto, nelle corse comunque veloci poi le ho trovate veloci, perché reattive no, nel senso mi assecondavano molto la corsa e potevo andarci forte. Il reattivo è un'altra cosa, tipo una Rincon per dire. Invece lei l'ho trovata molto buona nelle corse svelte, ma super molto riposante nelle corse lente. Invece hai capito qual è il ruolo e la funzione di queste placche intermedie nell'intersuola? No, non l'ho capito, cioè non l'ho capito, non le sento, ma credo di aver capito che in effetti sono lì per la stabilità della scarpa, perché in effetti, poi me la farai questa domanda, ma te la brucio già, sono super stabili, quindi non ho mai avuto segni di cedimento anche nelle curve, è una scarpa molto stabile. Tra l'altro il mio assunto mi dice che qualcuno mi sta scrivendo e mi chiede dei consigli. Di solito non diamo consigli perché non riusciamo a farlo. Invece ti chiedo, ma dal tuo punto di vista cosa ne pensi della tomaia? Tomaia quasi classica, diciamo, sembra classica ma poi abbastanza minimal, perché se la tocchi comunque è molto leggera, c'è poco tessuto, non è cicciosa. Come altre paia di scarpe. L'unico appunto secondo me da fare è sulla linguetta, che è un po' troppo leggera e senti un pochino i lacci quando la stringi forte. Sai che a me piace stringerle forti, e poi il collo del piede alto, quindi un insieme non top. Però dopo devo dire che nelle corse, anche quelle più lunghe, non mi hanno dato problemi. Invece a livello di calzata, stesso numero o mezzo numero in più? No, io mi sono trovato perfetto con lo stesso numero, quindi direi assolutamente stesso numero. Veste bene, in avampiede sei comunque comodo, le dita non toccano, il piede saldo dentro. Niente da segnalare sulla misura della scarpa. Invece a livello di battistrada, come l'hai visto? Pensi che il grip sia soddisfacente? Soprattutto hai notato che la parte rossa si consumi leggermente di più rispetto alla parte nera? Sì, assolutamente la parte rossa si è consumata di più. Allora, non dico che sia voluta, però è la zona quella praticamente dove, se guardi, dove ho appoggiato praticamente di più, e credo che l'abbiano fatta così, un pochino più morbida apposta, perché sono le zone di appoggio. Ti dico, essendo una scarpa da lento, il grip è super. Mi dispiace perché l'ho detto prima per un altro video, per assurdo a 5 km, 5,30, ma anche a 4,30 non hai dei grossi sbandamenti, diciamo, anche su pista bianca non senti la scarpa che scappa via. Poi conta che hanno questa trama a lamelle che comunque ti fa tenere il piede bello saldo a terra. E poi ripeto, la gomma comunque è relativamente più morbida nel battistrada, da un buon grip. Dal tuo punto di vista, quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Ma il pregio fondamentale di questa scarpa è che comunque è una scarpa molto protettiva. Io, Max, al contrario tuo, faccio come si dice, raffronti con le altre scarpe. Secondo me si piazza con la Invincible e la Clifton tra le scarpe più protettive rispetto anche alla velocità, perché ti ripeto, sono riuscito a correrci comunque relativamente forte. Il grosso difetto secondo me è un po' il peso, perché abbiamo visto in quest'ultimo periodo che comunque anche le scarpe super super protettive stavano sotto i 300 grammi. Queste erano 3,20, mi sembra, quindi relativamente eccessivo. Sono dato da che cosa? Comunque l'abbondanza di gomma comunque nell'intersuola l'ha fatta appesantire abbastanza. Nella corsa un pochino si sente questo peso. Invece, ultima domanda, suggeriresti questa o la Distar a chi dovesse iniziare a correre e invece a chi fosse già un esperto? Mi stai facendo una domanda un po' a cui faccio fatica a rispondere. La verità è che forse consiglierei questa per chi inizia a correre. L'altra, poi ne parleremo poi, mi è piaciuta perché sono uscito certe volte, correvo in avampiede e ci correvo da Dio, quindi questa qua secondo me è più da tallonatori, l'altra un po' più da avampiedisti, anche se avrei detto il contrario a vederle.
Andrea, nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni Adidas. Qual è secondo te la prossima che faremo? E a questo punto le Adistar che abbiamo lì a casa, adesso loro le metto un attimino in stand-by e utilizzerò le Adistar e vediamo un attimino. Va bene, nei prossimi giorni faremo anche altre recensioni. Grazie, stay strong, keep running. Andiamo a berci un coffee e se potete offritecelo. Coffee sempre graditi, anche perché abbiamo ripreso un pochino il giro delle scarpe, quindi fa sempre comodo. Va bene, ciao! Ciao e grazie mille!